Signore e signori, buonasera, benvenuti a Tutto Sport, all'appuntamento del lunedì sera con lo sport di 99 TV Teleradio San Severo. Partiamo subito con il calcio, con l'impegno del San Severo Calcio che domenica sul campo di Santa Maria Capua Vetere ha impattato 1-1 nella gara valida per la terza giornata di campionato di Serie D, edizione 2013-2014, con la locale formazione del Gladiator. A commentare la partita è con noi in studio mister Danilo Rufini, l'allenatore del San Severo Calcio. Buonasera mister, grazie per essere Sera. intervenuto ancora una volta nei nostri studi. Una partita intensa sulla quale probabilmente ha pesato l'aver dovuto giocare con un uomo in meno già dal sesto minuto di gioco per effetto dell'espulsione di Giuseppe Cesario. Sì, contentissimo della prestazione, un'ottima prestazione della squadra, nonostante l'inferiorità numerica già dal sesto del primo tempo. La squadra già aveva impattato bene la gara, era partita con il piglio giusto e stava facendo un'ottima partita già nei primi minuti. Poi dopo l'espulsione non abbiamo comunque perso la testa, però stare in 10 dopo 6 minuti su un campo difficile come quello del Gladiator, reduce da due importanti risultati. Due pareggi con Turris e Brindisi, squadre costruite per vincere il campionato. Però la squadra non si è disunita, anzi ha moltiplicato gli sforzi e stava mantenendo bene il campo. Poi dopo sono stato costretto, dopo 27-28 minuti, visto che insomma, diciamo, l'obiettivo è sempre quello di cercare di vincere le partite, non mi sembrava. La squadra teneva bene il campo, però non era pungente in avanti perché dopo la perdita della punta ho dovuto cambiare anche modulo di gioco. Eravamo partiti con un 4-3-1-2 per opporci al loro 4-3-3. Ho detto partiti bene, poi l'espulsione mi lasciava con un 1-1 davanti con Di Matera dietro Galetti ed era, diciamo, un po' pochini Hai eravamo. preferito metterti a 3 in difesa poi? Un po' pochini, ho scalato prima a 3 e però dopo 28 minuti ho visto che anche se loro non ci creavano nessun problema, non eravamo pungenti davanti, quindi ho dovuto fare un sacrificio e mi è dispiaciuto perché comunque Ganci stava giocando un'ottima partita, però ho tolto il centrocampista e ho giocato con Della Ventura e un under in mezzo e ho inserito Polani per dare più peso all'attacco. E quale cambio non è stato più proficuo? Perché Polani, appena entrato in campo, ha subito servito un assist per la prima rete stagionale di Nando Galetti. In quel momento che cosa hai pensato? Ottima intuizione? No, mi aspettavo sicuramente di stravolgere un po' gli equilibri della gara e di poter colpire anche in 10 il Gladiator. Certo, non mi aspettavo dopo 30 secondi Di dall'ingresso andare in in campo. campo, però quella era l'intenzione. E poi dopo di nuovo in corsa abbiamo dovuto ricambiare dopo il vantaggio, perché nel secondo tempo un po' stavamo calando a livello fisico. E quindi ho voluto, essendo anche in vantaggio, togliere lo spregiudicato 3-4-2 e passare un 4-4-1. Però questo ha dato sì esiti buoni, però purtroppo in una sola occasione in cui ci siamo distratti, abbiamo preso il gol del pareggio, che comunque ho detto è un ottimo risultato su un campo così difficile. Difficile, difficile. Torneremo poi a commentare ancora il match disputato dal San Severo sul campo del Gladiator. Partite che vi trasmetteremo in differita in esclusiva tra 20 minuti al termine del nostro programma. Come al solito, come è ormai consuetudine, diventata consuetudine in questa stagione, Teleradio San Severo 99 TV ha acquisito i diritti televisivi per trasmettere in differita tutte le partite del San Severo Calcio che disputerà in questa stagione. Andiamo un po' a valutare quelli che sono stati i risultati della terza giornata del campionato, partendo dal pareggio a reti inviolate sul campo del Grottaglie, tra Grottaglie e Puteolana. Praticamente, mister, le due formazioni che hai già incontrato in questa stagione, con Grottaglie ci hai perso, con Puteolana ci hai vinto, probabilmente ti aspettavi più la vittoria di Grottaglie che un pareggio. Ma viste le due squadre, sono due squadre costruite per salvarsi, due squadre che fanno della corsa e dell'agonismo la loro miglior dote. Forse il pareggio è il risultato più giusto e normale. Forse tra le due il Grottaglie, forse qualcosina in più, però poi giocando anche in casa. Però onestamente, due squadre che noi avremmo
a mio modesto avviso, dovuto battere. Con la Puttolana ci siamo riusciti sul loro difficile campo, dove magari anche un pareggio poteva essere un risultato buono, però abbiamo fatto un'ottima prestazione, quindi abbiamo meritato i 3 punti. Con Grottaglie è inutile ritornarci su, però una bruttissima prestazione nostra che adesso ci ha fatto perdere 3 punti importanti per il nostro prosieguo, però siamo qui per recuperare, e la prova di ieri, insomma, mi dà fiducia per il futuro. Probabilmente la prova di ieri è stata anche figlia della prova opaca della prestazione con il Grottaglie, perché poi da quella tu in settimana hai chiesto sempre più insistentemente la prestazione, e la prestazione è arrivata. Diciamo che è stata la scorsa settimana dopo la partita col Grottaglie, è stata una settimana abbastanza travagliata. Abbiamo avuto una settimana difficile con un po' di problemi da risolvere. Poi io sono uno che le cose non le lascia passare, non fa passare troppo tempo da quando succede, quindi bisogna affrontarle di petto le situazioni e risolverle, magari in una maniera o in un'altra. La squadra, dopo quello che è successo, c'è stato l'allontanamento dalla rosa di Emanuele Di Musca, Mosca. un bravissimo ragazzo, un ottimo calciatore, però forse non era sereno in questo momento e quindi ho preferito allontanarlo. Al posto di Mosca è arrivato Simonetti. Ho Bella dovuto, prestazione di ieri. d'urgenza, ho dovuto prendere Simonetti, che ho dovuto buttare anche nella mischia dall'inizio perché Iannicello ha una microfrattura al setto Non ha nasale, si è ancora allenato, recuperato però una partita vera completamente. poteva causargli magari un danno maggiore, poi potevo perderlo per 2 mesi, quindi precauzionalmente l'ho tenuto fuori, d'accordo con lui naturalmente, ho buttato nella mischia Simonetti, un ragazzo che comunque conoscevo perché ha giocato insieme a me in Serie D a Trani 4 campionati fa, un ragazzo che secondo me può darci una mano per la sua vitalità, per la sua voglia, il suo entusiasmo, andrà a completare questo pacchetto arretrato e sicuramente non abbiamo preso il calciatore per risolvere problemi, abbiamo preso un calciatore per completare una rosa che in questo momento è carente sulla linea difensiva. Che insieme a Michele Conte, i due difensori centrali hanno disputato una buonissima partita. Sembrava l'affiatamento di due giocatori che avessero già giocato in diverse occasioni, insieme. Avendo avuto solamente 2 giorni di tempo per lavorare, anche se Simonetti sa, insomma, il mio pensiero anche da calciatore, insomma, facevo un po' l'allenatore anche in campo, o almeno ci provavo. Diciamo, ho chiesto a loro la semplicità, le cose semplici, non ho chiesto cose eclatanti, quindi mi sono praticamente limitato a dire le cose basilari per quel sistema di gioco che stavamo affrontando noi, una difesa a 4 contro un attacco a 3 che aveva il Gladiator. Quindi ho detto solamente le cose inerenti a questi due sistemi di gioco. Per il resto mi sono affidato, insomma, alla voglia, all'entusiasmo che aveva soprattutto Simonetti, perché Conte comunque è a conoscenza di tutti i movimenti, e devo dire che ha fatto un'ottima gara, anche se non faceva una partita l'anno scorso, perché quest'anno è stato fino alla settimana scorsa con l'equipe Campania, la squadra dei Quella dei disoccupati. disoccupati dal. Sì, e quindi era allenato sì, però le partite di campionato, una partita vera è tutta un'altra cosa. Continua a vincere il Marcianise praticamente a punteggio pieno con 10 reti realizzate in 3 partite, una sola rete subita. Il Marcianise che ha battuto il Real Vico per 4-1, è un po' una sorpresa o tu la consideravi tra le pretendenti al salto di categoria? No, il Marcianise secondo me è una sorpresa in questo momento, anche se quello che ho detto prima del campionato e ho detto prima di ogni campionato, le prime 5 gare della Serie D o di qualsiasi campionato fanno storia a sé, perché le grosse squadre, quella fatta da tanti campioni, finché trovano l'amalgama passa un po' di tempo e non è facile trovarla subito. Quindi magari chi è più affiatato, chi è più amalgamato, nelle prime giornate prende un po' di vantaggio se riesce a sfruttare i turni, che è un po' quello che avremmo dovuto fare noi. Abbiamo fatto sì 4 punti su 3 trasferte, ricordiamo, perché sì, sulla carta sono 2 trasferte, ma in realtà ne abbiamo affrontate 3. Quindi diciamo che siamo partiti bene, però per come sono andate, per l'andamento delle gare, se andiamo ad analizzare gli episodi e le prestazioni e ciò che si poteva fare, potevamo essere anche noi a C'è un 7 pizzico di o 9 rammarico. punti, sì, che era quello che mi aspettavo all'inizio in virtù del fatto che poi tra un po' arriveranno gli scontri diretti dove qualche punto per forza di cose
Sulla carta potremmo perderlo. Si rischia di lasciarle per strada. Il derby barese, quello tra Monopoli e Biceglie, il match clou della giornata, è stato vinto dalla formazione di casa, dal Monopoli, non senza qualche strascico al termine della partita. Un Monopoli che si conferma che ritorna a confermarsi tra le candidate dopo il passo falso di 8 giorni fa. Secondo me il Monopoli è sicuramente, agli occhi di tutti, tra le favorite. Per me è la favorita numero uno, perché sull'impianto dell'anno scorso, che già ha fatto benissimo, ha inserito dei tasselli importanti. Poi una piazza importante, che ha fatto calcio, matura. Secondo me ci sono tutte le componenti per poter far bene. È normale che sono in 5-6 squadre quelle che si contenderanno fino alla fine, o almeno fino a gennaio, il primato, perché poi diciamo che da gennaio ci sarà un altro campionato, perché chi ha investito tutti questi soldi, se non si troverà, secondo me, a mio modesto avviso, almeno per l'esperienza che ho io, attaccato al gruppone, se sarà troppo staccato, penso che ridimensionerà i piani, anche perché i budget sono abbastanza alti di queste squadre, e l'obiettivo magari potrebbe essere spostato al prossimo anno, perché adesso chi vince la D va direttamente in C1, quindi fa un doppio salto stanno giocando il tutto per tutto, un po' come ha fatto il Foggia, che ha chiesto il ripescaggio, ma deve arrivare tra le prime 8 per poter mantenere la categoria, per poter fare il salto di categoria, e non è facile. Quindi bisogna stare sereni, equilibrati, cercare di fare risultati e arrivare a dicembre in una posizione tranquilla, in maniera tale da poter poi fare il rush finale, raggiungendo l'obiettivo. Al secondo posto c'è il Matera con 7 punti in classifica per effetto di 2 vittorie e un pareggio. Matera che segna molto poco, ma è l'unica formazione che non ha ancora subito reti. Ha sofferto non poco in casa con la Turris, ma era una partita importante. Turris non è avversaria da sottovalutare. Ma si sono scontrate le 4, no? Tra Monopoli, Bisceglie, Matera, Turris, le 4 pretendenti alla vittoria del campionato. Quindi, non ci metti Brindisi e Taranto? Sì, no, sto dicendo in questi 2 match si sono scontrati, c'è stato proprio un testa a testa tra queste squadre, quindi partite equilibrate che si possono risolvere magari con l'episodio. In effetti un episodio finale, squadra, Matera. Altrettanto, ho detto Bisceglie, Monopoli, Brindisi, un altro squadra, insomma non è un campionato di C1. In piccolo, diciamo. Una nota negativa giunge da Nardò, dove i neretini praticamente non sono scesi in campo. Il Manfredoni ovviamente ha dovuto presentarsi e affrontare regolarmente la trasferta. Trascorsi 45 minuti come da regolamento, l'arbitro ha decretato chiusa la partita, o mai aperta la partita, e certamente al 100% il giudice sportivo omologherà la partita con il 3-0 a favore della società della formazione di Manfredonia, che conquista i primi 3 punti del match. Nardò, e lo avevamo già anticipato nel corso della scorsa settimana, praticamente ha smobilitato. Addirittura sono stati i tifosi che hanno invitato staff tecnico e giocatori a lasciare la squadra, a trovarsi in tutta fretta un'altra sistemazione, anche perché comunque il tempo non ce n'è tantissimo a disposizione. Una tifoseria che si è posta come obiettivo quella di far radiare questa società. Si può arrivare a tanto? Io non conosco bene le problematiche di Nardò, insomma, ecco, se si è arrivati a questo è normale che sicuramente ci saranno dei grossi problemi societari, problemi economici. Ci sono grossi problemi economici, alla certo. Fine sono problemi che comunque attanagliano un po' tutte le società. Forse i tifosi stanchi di un trascinarsi magari negli anni senza trovare mai una via d'uscita, un po' quello che è successo a Fasano. Fasano, io ho giocato in D2 anni, 2 grossi campionati, società sana, però con dei debiti protratti nel tempo sulle tasse, su queste cose, a un certo punto hanno preso una decisione, hanno mollato la categoria per ricominciare da categorie più basse, però con un bilancio sano, a zero. E d'altronde un segnale da Nardò è giunto quando la dirigenza ha deciso di metterci al vertice, quale presidente, quale legale rappresentante della società, un nordafricano.
E lì il segnale è evidente, quando c'è un nullatenente, quando c'è un prestanome, il segnale del rischio che c'è è evidente. Il problema è che praticamente il Nardò aveva costruito un'ottima squadra. Quindi, se come mi stai dicendo tu, io non ero al corrente di questa storia del presidente nordafricano. I calciatori, quando poi non vanno a percepire gli emolumenti o quando vedono disorganizzazione, quando vedono che non ci sono i presupposti per fare calcio, giocatori importanti, perché finché si decide di fare un campionato con dei Con ragazzi, ragazzi con del dei posto. giovani, allora non c'è il problema perché il ragazzo gioca per la maglia, si adatta, non è a livello, retrocedi sicuramente, però lo fai mantenendo, non spendendo, non facendo ulteriori debiti in giro. Invece loro hanno costruito una squadra importante, perché Taurino, Calabuig, Zaminga, Arcamone, Corvino, è una squadra da potersi giocare quasi playoff, insomma, alle spalle delle prime sei ci poteva stare il Nardò e comunque i risultati stavano anche dando ragione, perché settimana scorsa avevano perso con il Vicequense, ma ho visto la partita, hanno fatto una grossa prestazione, quindi il Nardò nonostante i risultati deficitari, mi pare una sconfitta o un È un pareggio, mi pareggio. sembra. In tutte e due le partite meritavano di vincere la gara, perché onestamente sono dei calciatori di Serie C, quelli che compongono quella Poi rosa. partivano anche da almeno 4 con 4 punti di Sicuramente, ho penalizzazione. detto, hanno fatto una scelta per azzerare il tutto e ricominciare, come ho detto prima, con una società sana, anche da una categoria minore, però con dei propositi più seri. Per fortuna giungono notizie positive sempre dal tacco della Puglia sul fronte Brindisi, il Brindisi che è andato a vincere sul campo del Gelbison 4-2, Brindisi che si conferma formazione di tutto rispetto, anche se per esempio anche Brindisi domenica scorsa ha pareggiato in casa proprio con il Gladiator, ha scontato un punto di penalizzazione e ha 6 punti in classifica, Brindisi che anche in questa occasione ha sofferto per aggiudicarsi la posta. È un campionato difficile, equilibrato e ripeto, soprattutto nelle prime giornate, le squadre più blasonate, le squadre con molti giocatori, tra virgolette, VIP, possono andare a soffrire perché creare un'amalgama con tanti giocatori importanti non è facilissimo da subito. È normale che però una volta che ingraneranno queste squadre, poi la differenza dei valori uscirà fuori. Quindi chi avrà la pazienza di attendere questi calciatori importanti, otterrà i risultati, perché il curriculum non è mai bugiardo. Ecco, la stessa pazienza che devono avere i dirigenti del Taranto, perché anche Taranto non ha ancora ingranato la marcia giusta, in rimonta ha superato in casa all'Oia Covone il Mariano Keller per 2-1, Mariano Keller che è andata in vantaggio in apertura del match, Taranto che ha 7 punti in classifica, anche qui ci vuole molta pazienza, la squadra c'è e bisognerà ingranare. Queste sono partite che uno sulla carta, prima di Pensa di averle giocarle, già vinte. anche il tifoso normale, il tifoso anche obiettivo che non è del Taranto, dà per scontata una sconfitta con 3-4 gol di scarto. Però poi una cosa è dirle, una cosa è farle, un'altra cosa è farle. Quindi la Mariano Keller è un'altra squadra tosta, una squadra di categoria con degli ottimi calciatori. E il Taranto è uno squadrone, però ho detto, se non metti in campo umiltà, sacrificio e non ti cali nella categoria, difficilmente riesci ad avere vita facile, ma a tutti i livelli. Questo è un discorso che faccio tutti i giorni ai miei calciatori, perché ho detto, adesso il Taranto però alla fine è riuscito a spuntarle, quindi si trova a 7 punti in classifica, nonostante abbia sofferto in tutte e tre le gare, Le in tutte e tre le gare. Noi invece magari abbiamo tra virgolette dominato, oppure abbiamo meritato di vincere, ci troviamo con 4 punti. Quindi ho detto, in questa categoria è importante anche essere cinici ed essere concreti. per esempio, sarebbe stato importante domenica sfruttare qualche occasione di raddoppio. Lì magari c'è il grosso del rammarico perché ritornare negli spogliatoi sul 2-0 sarebbe stato molto più tranquillo che ritornare in campo con la paura di beccare un gol e quindi di rinunciare, di dover perdere 2 dei 3 punti. Io dico che con la prestazione che abbiamo sciorinato ieri, a posteriori posso dire che
in 11 contro 11 avremmo vinto la partita per come è stato l'approccio e per come l'abbiamo affrontata. In 11 contro 10 è normale per 87-88 minuti, non parlo di 10-20 minuti. Poi paghi fisicamente. È normale che la squadra raddoppia, deve raddoppiare certo. Gli sforzi, può perdere magari in qualche frangente l'equilibrio, la posizione. Io ho fatto subito un cambio, come ho detto prima, per cercare di vincerla anche in 10 la partita, non mi sono limitato a difendere. E poi ho fatto altri due cambi nel corso della gara, proprio per far rifiatare, per dare una verve diversa, un modo diverso alla squadra. E la squadra comunque, ho detto, ha giocato, però è normale che nell'arco di 90 minuti alla squadra di casa una o due occasioni le devi mettere in preventivo. Una delle due hanno fatto sulla seconda occasione hanno preso la traversa, sarebbe stata una beffa la traversa al cinquantesimo del secondo tempo. Avrebbe fatto comunque un eurogol, perché ha fatto 10-15 metri palla al piede e poi dai 25-30 metri a calciata ha fatto veramente un bel tiro, ha preso la traversa superiore. Però le partite si decidono con gli episodi, per questo tante volte il risultato neanche sul 2-0 è al sicuro, perché poi basta prendere un gol negli ultimi 5-6 minuti e anche nel recupero, con un arrembaggio finale, con una svista arbitrale, una partita che magari domini te la puoi trovare a perderlo o a pareggiarlo. In effetti, se andiamo un po' a sezionare le tre partite fin qui disputate, primo tempo e secondo tempo a Pozzuoli, bella prestazione in entrambe le occasioni, vittoria meritata, sia per gli episodi, sia per il gioco creato, sia per aver sfruttato gli episodi creati. La partita invece della seconda giornata di campionato, primo tempo da dimenticare sicuramente, secondo tempo all'arrembaggio per tutti i 45 minuti con la formazione del Grottaglie che si è chiusa in difesa, nel 90% del tempo aveva tutti gli uomini dietro la linea del pallone, e spesso in questi casi magari si intasa anche l'aria e non si riesce a trovare la strada della conclusione. Domenica, ottima la prestazione nel primo tempo, più che sufficiente la prestazione nel secondo tempo. Dal punto di vista della prestazione puoi essere più che soddisfatto? Sì, no, sicuramente, ho detto, anche perché venivamo da quella brutta prestazione domenica scorsa, e quindi io quello che ho detto ai ragazzi è che quelli forti non sono quelli che non perdono mai, sono quelli che perdono, cadono, però hanno subito la forza di rialzarsi. Quindi ho detto, se oggi ci rialziamo, ma parlo di prestazione, non di risultati, di prestazione a me interessa la prestazione, perché poi se c'è la prestazione alla lunga i risultati ti danno ragione. Non voglio mai che il risultato deve essere frutto del caso o della fortuna, perché la fortuna una volta ti premia, poi per il resto ti fa uscire sconfitto dal campo. E quindi sono contento per la reazione, per aver ritrovato il filo del gioco, la determinazione, anche perché alcuni calciatori, Paolani, Dalla Ventura, Di Matera, i nuovi acquisti, lo stesso Simonetti, però diciamo quelli che già c'erano da qualche settimana, vedo che stanno iniziando a trovare la giusta condizione, si sono inseriti nel gruppo e quindi stanno dando quella cosa in più, quel valore aggiunto che questa squadra, che io volevo mettere in questa squadra, che era praticamente la base che l'anno scorso ci ha fatto in effetti sta crescendo tantissimo. Dalla Ventura, che è arrivato con una preparazione atletica non proprio ottimale, sta crescendo a vista d'occhio domenica dopo domenica. Sì, ma chi fa calcio, chi ha fatto calcio sa bene che ogni fisico, ogni calciatore ha dei tempi diversi, quindi c'è chi entra in forma subito, certo. C'è chi magari ci mette un po' più di tempo, però se tu conosci e hai fiducia nel calciatore che hai scelto, il tempo glielo devi concedere, non puoi esaminarlo ogni prestazione, perché sennò così lo distruggi, lo logori psicologicamente e crei troppa pressione sullo stesso. Quindi se uno sceglie deve avere fiducia, poi è normale che poi dopo, se c'è una sequenza di cose negative, ma parlo di 3, 4, 5 prestazioni, se vedi un atteggiamento sbagliato, se vedi che non c'è la voglia di ritrovare la condizione, di migliorarsi, non è che bisogna intervenire e fermare tutto. Hanno completato il quadro della terza giornata del campionato Real Metapontino e Francavilla, che hanno impattato sul 2-2. In classifica, dicevamo, guida la classifica il Marcianise, praticamente imbattuta, mentre in zona retrocessione Nardò è all'ultimo posto, comunque con meno 3.
Negativa anche la classifica per la Puteolana, che è partita da meno 2 con il pareggio di domenica, sale a meno 1. Le ultime due retrocedono direttamente in Eccellenza. Le altre quattro poi disputeranno i play-out. Praticamente la zona pericolosa è a un punto. San Severo ha 4 punti, 3 punti di vantaggio sulla zona pericolosa. Il rammarico che poteva essere qualche punto in più, ma la soddisfazione comunque di essere lì a metà classifica. No, beh, sicuramente noi, ho detto, io l'obiettivo è fare sempre bene domenica dopo domenica e giocare per il risultato massimo che c'è, che si può ottenere nel campo, ma contro qualunque avversario, con tutto il rispetto, tutte le dovute precauzioni, con insomma, lo studio fatto accuratamente dall'avversario, però se non hai fiducia nei tuoi mezzi non vai da nessuna parte. Ho detto l'umiltà, però la coscienza di avere delle qualità anche noi. Ce la giocheremo con tutti, 4 punti sono un buon risultato, però ho detto poteva essere anche un punto in 3 partite, però se la squadra fornisce prestazioni incoraggianti, io so bene che i risultati poi arrivano. Quindi se su 3 partite abbiamo fatto 2 ottime prestazioni fuori casa, in campagna, su campi difficili, contro squadre che comunque specialmente il Gladiator aveva fatto benissimo nelle prime 2, mettendo in difficoltà Turris e Brindisi, vuol dire che la squadra ha qualcosa. Uno scivolone ci può stare, c'è stato con Grottaglie, e tante volte forse è anche positivo, perché ti fa aprire gli occhi, ti fa analizzare con più lucidità le situazioni, non facendoti trasportare dal risultato positivo. Quindi anche le sconfitte, anzi soprattutto le sconfitte, se le sai prendere, se sfrutti il meglio, il positivo da quello che hai visto, ti portano dei vantaggi. Mister Ruffini parlava di stadi campani difficili dal punto di vista del confronto sul campo, mentre bisogna dire, e lo possiamo testimoniare direttamente, che sia Pozzuoli che domenica a Santa Maria Capovetere la comitiva sanseverese è stata accolta in maniera cordialissima, sia dei dirigenti del Pozzuoli che dei dirigenti del Santa Maria Capovetere. Magari è il caso di smentire quanto è magari quella leggenda metropolitana che vuole che i campi della Campania, scusate il gioco di parole, siano difficili anche dal punto di vista ambientale. In questa situazione testimoniamo che è successo esattamente al contrario. I 4 punti in classifica del San Severo, che potrebbero diventarne 3 sulla partita di domenica, aleggia l'alea dell'omologazione del risultato conseguito sul campo, dal momento che proprio la dirigenza del Gladiator ha preannunciato ricorso sul risultato di 1-1, chiedendo l'assegnazione della partita vinta a tavolino per una posizione irregolare del giocatore sanseverese Giuseppe Cesario, che tra l'altro è stato anche espulso al 7° minuto di gioco. La società sanseverese ne è stata informata, ne ha conoscenza e valuterà e prenderà evidentemente relative iniziative nel momento in cui conoscerà per vie ufficiali quelle che saranno le situazioni lamentate dalla dirigenza del Gladiator. 3 punti ti sarebbero ancora più stretti, mister? Sì, 3 punti mi sarebbero ancora più stretti, ma sarebbe stato peggio se avessi vinto magari la partita e poi mi sarebbe arrivata notizia del genere. Ancora è tutto da verificare, però ho detto, se dovesse così essere, vuol dire che ci deve essere una crescita anche a livello dirigenziale, perché la Serie D è una categoria molto, 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 molto più importante, quindi è come una sconfitta sul campo. Da questo bisogna trarre le cose positive. Io non mi faccio la testa, nel senso che se da 4 diventeranno 3 i punti, non vuol dire che dovremmo recuperare un punto da qualche parte. Non ci saranno sicuramente processi per cercare capri espiatori. Sono contento della prestazione e quindi su quello devo lavorare. Poi dopo, se la squadra farà quello che deve fare, recupererà questo e altri punti. Però ho detto, anche se questa cosa dovesse andare nel verso sbagliato, nel senso che il Gladiator dovesse avere ragione su questo ricorso, io penso che, ho detto, è un motivo di crescita per tutti, e quindi magari andare a sistemare qualche piccolo problemino, qualche piccolo inconveniente che può capitare quando una squadra in 4 anni va a passare da una seconda categoria, in 5 anni la seconda categoria, a un campionato così importante che è la Serie D, che è l'anticamera del professionismo. Quindi tutta crescita, tutto positivo, nessun disfattismo, anzi
Non c'è nessun problema. Non c'è da buttare la croce addosso a nessuno, sicuramente, no. Come ha detto lo stesso presidente Dino Marino, deve essere un elemento, un momento di riflessione per implementare ancora il gruppo dirigenziale, per implementare ancora ulteriormente il gruppo di collaboratori, perché comunque la Serie D, come diceva mister Danilo Ruffini, è una categoria importante dove non si può sbagliare sul campo, non si può sbagliare neanche dietro la scrivania o neanche durante la settimana, perché magari ci sono dirigenti che hanno fatto ottimamente il proprio lavoro, se dovesse andare in porto il ricorso del gladiatore, perché hanno trovato quella situazione per avvantaggiare la propria società. Andiamo avanti, pensiamo a quello che può essere la prossima giornata di campionato con il San Severo che domenica prossima giocherà, potremmo dire, finalmente in casa. Più o meno, quasi. Nel senso che perlomeno ci avviciniamo. I tifosi saranno sicuramente in casa, perché so che comunque il Foggia lo hanno sempre seguito, quindi lo stadio... Lo Zaccaria è di casa per i tifosi di calcio di San Severo, dopo che la prima giornata di casa è stata disputata sul campo neutro del 21 settembre di Matera. Domenica prossima si gioca allo Zaccaria. La società ha lanciato una campagna per tutti i tifosi, non soltanto sanseveresi, che sicuramente accorreranno in massa a seguire la formazione di mister Ruffini allo Zaccaria di Foggia domenica prossima, ricordiamo inizio alle ore 15, ma anche un appello lanciato agli stessi tifosi foggiani che domenica prossima saranno orfani della propria squadra che giocherà fuori casa, ricordiamo il Foggia Calcio che disputa l'ex campionato di serie C2, quindi magari ci aspettiamo che ci possa essere un gran bel supporto a favore dei giocatori sanseveresi che hanno disputato le ultime due partite di campionato a porte chiuse, nel vuoto praticamente degli spalti. L'augurio è che gli spalti, perlomeno della tribuna centrale dello Zaccaria, sia pieno a spingervi per una buona prestazione e, perché no, per aggiudicarsi la posta in palio. È normale che noi vorremmo giocare sul nostro stadio, questa è quello che vorrei dire e tenere a precisare, perché la squadra è di San Severo, di Sanseveresi, e il nostro stadio è Ricciardelli. I Sanseveresi meritano di ammirare la propria squadra a San Severo. È normale che giocare a Foggia già è meglio che giocare a Matera, quindi penso che la curiosità che c'è intorno a questa squadra spingerà i tifosi a venire a vederla. Noi abbiamo bisogno del loro sostegno e abbiamo voglia di dimostrare che in questa categoria possiamo starci e possiamo ben figurare, quindi già da domenica contro il Gelbison, che è un'ottima squadra, una squadra che l'anno scorso ha disputato i playoff per andare in C nell'altro girone, però nel siciliano calabrese, quindi sarà una partita dura dove c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Noi cercheremo di fare il nostro meglio, sono sicuro che i ragazzi faranno una grossa prestazione, prepareremo bene la partita, però ho detto, c'è bisogno un po' di tutti. La Serie D è una categoria dove non può tralasciare nessun particolare, è tutto importante, dall'organizzazione societaria ai tifosi, al giornalismo e a tutto quello che ruota intorno a una squadra, quindi la priorità è lo stadio, la priorità è lo stadio. E quindi anche il Gladiator è riuscito a giocare almeno a porte chiuse nel suo stadio, non è il massimo, però comunque hanno giocato sul loro stadio, non avendo nessuna agibilità di tribune, nessuna uscita di sicurezza, nessun requisito per poterlo fare. Avrei preferito, magari la settimana scorsa non era stato possibile perché comunque era squalificato il nostro stadio, quindi per forza a Matera, però ho detto andiamo a Foggia proprio perché vogliamo sfruttare il fattore tifo. Se i tifosi non dovessero venire a Foggia, allora preferirei giocare sul mio campo senza tifosi, quindi io invito la gente a seguirci, a venire a vedere la partita, a dare una mano. Non parlo a livello economico, perché comunque penso che il Presidente abbia anche dimezzato il prezzo dei biglietti, perché tanta gente è anche frenata sul fatto degli abbonamenti, perché non giocando sul nostro stadio ancora non va in porto, certo. Non va in importante situazione a livello né di sponsorizzazione degli abbonamenti. La società, per affrontare questo tipo di campionato, adesso sto parlando quasi da dirigente, ha bisogno di soldi freschi da poter investire anche sulla squadra, certo. Sugli stipendi, per gli emolumenti e anche per riorganizzare questa società, perché se c'è bisogno di avere gente c'è anche chi questa gente poi la remunera, e quindi la loro parte la fanno i dirigenti, però
Non bisogna predicare nel deserto, bisogna che ci sia gente a dare una grossa mano anche con gli abbonamenti, anche se lo stadio non è pronto, sarà pronto fra due partite, fra una partita. Intanto penso che chi vuole dare una mano alla società a livello economico lo farà così, chi la vuole dare a livello morale e ci serve pure quello, deve venire allo stadio a vedere la partita. Anche perché, come diceva mister Danilo Rufini, da questa scelta, cioè la società poteva scegliere se giocare a San Severo a porte chiuse o se giocare a Foggia, dando la possibilità ai tifosi di poter affluire sugli spalti, da questa scelta la società sanseverese e la squadra hanno avuto un doppio svantaggio, nel senso che la squadra giocherà sull'erba naturale dopo essersi allenata per tutta la settimana sull'erba sintetica, su un campo diverso rispetto a quello in cui si è allenata per tutta la settimana. La società sanseverese dovrà spostare tutta l'organizzazione della partita a con spese che qui non avrebbe, con un notevole costo. Ha dimezzato il prezzo del biglietto da 10 euro a 5 euro proprio per praticamente rimborsare ai tifosi il costo della benzina che affronterebbe per spostarsi da San Severo a Foggia. Probabilmente tutti questi sforzi, tutti questi sacrifici da parte della presidenza della società, della presidenza di Romarino, meritano di essere comunque ricambiati, e ci aspettiamo che sicuramente allo Zaccheria ci sarà il pubblico adeguato rispetto a quello che è lo sforzo che stanno facendo i dirigenti e lo sforzo che sta facendo lo staff tecnico e la squadra, che nelle prime tre partite di campionato comunque sta giocando un bel calcio di categoria, un calcio sicuramente gradevole, che potrete ammirare già a partire da questa sera. Tra qualche minuto vi trasmetteremo il match in differita disputato proprio domenica scorsa sul campo al Piccirillo di Santa Maria Capo Vetere con il Gladiator. Noi siamo praticamente in chiusura. Rimarcare soprattutto il fatto che egoisticamente io, per come conosciamo lo stadio, per come conosciamo il nostro terreno, per la difficoltà che so che può trovare una squadra passare dall'erba al sintetico, come la troviamo noi quando passiamo dal sintetico all'erba, potevi scegliere di giocare avrei scelto San Severo. Quindi anche io mi sto prendendo le mie responsabilità, e proprio per dare modo ai tifosi di vedere la squadra sto dicendo, ho avallato la scelta del presidente dicendo andiamo a Foggia. Però ho detto, l'invito che faccio è di seguire la squadra fino adesso a ci vuole la risposta, non avrebbe di senso, perché ci sono costi per la società e qualche svantaggio per la squadra. Quindi invito tutti a seguire la squadra sperando in un risultato positivo. Noi ci metteremo il massimo nella tale da creare ancora più entusiasmo e da poter proseguire bene questo campionato. Mister, e non c'è da illudersi che il Gelbison è uscita sconfitta dalla trasferta a Brindisi perché Grottagli e Docet? No, ma assolutamente, a parte Grottaglie, Gelbison è tutta un'altra squadra rispetto a Grottaglie e rispetto a Pozzuoli, a Puteolana, mentre diciamo che il Gladiator ha una buona squadra di categoria. Il Gelbison, ho detto, l'anno scorso ha fatto i playoff per vincere il campionato di Serie D, quindi ha un allenatore bravo, un ex attaccante, Emanuele Ferraro, che ha fatto la B per tanti anni, quindi non è l'ultimo arrivato, e c'è una formazione di tutto rispetto. Se andate ad analizzare i singoli, chi conosce i calciatori, sono tutti calciatori di Serie D a vincere o da Serie C che sono scesi in Serie D. Quindi i risultati, ho detto, io non guardo mai i risultati, io guardo i fatti, la prestazione, e le partite sono decise da episodi. In più hanno perso contro il Brindisi, non è che hanno perso contro l'ultima arrivata, e quindi ci sta. Due appuntamenti allora tra qualche minuto: Gladiator San Severo, valido per la terza giornata di campionato sui nostri schermi, domenica prossima alle ore 15 al Alpino Zaccheria di Foggia, il match valido per la quarta giornata di campionato di Serie D, San Severo Gelbison. Grazie a mister Danilo Rufini, allenatore del San Severo Calcio, grazie a voi per la gentile attenzione, buonasera.